Rieccoci anche quest'oggi, come ogni venerdì abbiamo i nostri ospiti, lo Speech IGL del Veneto, per aggiornarvi un po' della situazione, questa volta relativa alla sanità nella nostra regione. Renato Bressan, ben ritornato qui con noi in studio, segretario regionale dello Speech IGL del Veneto, grazie Salve. Di essere qui presente. Ben arrivata anche collegata con noi Assunta Motta del Dipartimento Welfare CGL del Veneto, ben arrivata, eccola qui. Grazie. Allora, il tema sanità è un tema purtroppo caldo più che mai in questo periodo. Noi abbiamo avuto diverse segnalazioni da parte di molti anziani relativamente alla difficoltà di accedere alla sanità ordinaria, quindi con tutta la diagnostica, eccetera, perché è un po' in sala intasata. Poi ci sono inefficienze, per carità, ineluttabili, che in alcune regioni sono peggiori, niente da dire, però comunque non tutto funziona come dovrebbe. Se poi si verificano anche casi importanti dove la sanità deve intervenire, effettivamente tutto è intasato per il Covid sostanzialmente. Sanità territoriale, ovvero quella che viene a trovarti a casa, c'è, non c'è, a macchia di leopardo, come funziona? Insomma, vediamo un po' di capire voi che analisi avete fatto e che istanze anche portate. Ma intanto c'è da dire che tutta la sanità, ma non solo la sanità, diciamo complessivamente, tutti i valori che noi misuriamo ormai da quasi un anno a questa parte, che siano valori economici, sociali, sanitari, sociosanitari, produttivi, occupazionali, sono tutti alterati rispetto, come dire, a quella che è stata l'emergenza e che ancora oggi c'è, che è l'emergenza pandemica. Tanto è vero che noi ci auguriamo, ovviamente tutti quanti, di archiviare il 2020 come un anno a sé stante, non comparabile, come dire, nella storia con gli altri anni. Poi vedremo il 2021, ci auguriamo che il vaccino effettivamente da gennaio possa coprire intanto tutto il corpo medico-infermieristico, le persone più fragili all'interno delle strutture residenziali, quelle con patologie e via via tutta la popolazione. Nel frattempo però noi, come dire, non possiamo solo attendere il vaccino, anche perché sappiamo che al di là di un'attesa ormai che si spera, ripeto, sia abbastanza breve, ma sappiamo che ci vorranno ancora mesi e mesi, lo dice il ministro della Sanità Roberto Speranza, lo sappiamo dalla comunità medico-scientifica, che dovremo attendere almeno fino all'estate prossima una copertura cosiddetta per l'immunità di gregge, perché dovremo, come dire, vaccinare decine di milioni di persone. Nel frattempo, ripeto, il governo ha prodotto una serie di decreti che abbiamo imparato a conoscere perché, come dire, siamo partiti con il decreto Cura Italia, poi abbiamo avuto il decreto rilancio, il decreto liquidità, il decreto agosto e così via, dove ha messo a disposizione una mole di risorse che mai si erano viste nella storia, più di 100 miliardi di euro, se poi adesso conteggiamo gli ultimi DPCM 3-4 nel giro di pochi giorni uno dietro l'altro, come dire, altri miliardi ancora che sono arrivati. Una larga parte di questi sono andati a finanziare la cosiddetta cassa integrazione Covid, giusto per capirci, per il blocco delle attività. Un'altra parte sono stati ristori che sono stati destinati alle categorie economiche, quindi ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti, ai lavoratori autonomi e così via. Un'altra parte sono andati agli enti locali, quindi sostanzialmente ai comuni, alle province, alle regioni, che hanno avuto e hanno subito anche loro ovviamente i colpi della pandemia, il blocco della produttività, e quindi sostanzialmente la sospensione delle attività ha prodotto anche un mancato gettito all'interno delle casse di questi enti, e il governo ha in qualche maniera finanziato questo mancato gettito con i ristori per le funzioni fondamentali degli enti locali, necessari, come dire, ad esempio all'assistenza domiciliare anche soprattutto degli anziani e così via. E poi una parte di questa importante è andata a finanziare, come dire, il sistema sanitario. Il sistema sanitario, che noi dividiamo semplicemente, per farla semplice, tra la rete ospedaliera e la medicina di territorio. E lì sono stati tanti miliardi, ovviamente, che sono stati messi a disposizione per fronteggiare, come dire, l'onda pandemica. Il Veneto,
ha ricevuto, come dire, una serie di risorse destinate e vincolate al rafforzamento, come dire, della strumentazione per arginare e fronteggiare l'epidemia, tanto è vero che i conti fatti alla mano sono più di 400 milioni che il Veneto ha ricevuto per questa emergenza. Quindi diciamo che in qualche modo il governo ha messo a disposizione tante risorse pubbliche. Le regioni utilizzano e devono utilizzare quelle risorse, sono già state messe a disposizione da mesi. Perché le regioni? Ma perché le regioni hanno loro la titolarità della programmazione sanitaria e sociosanitaria. Tanto è vero che noi diciamo che in Italia abbiamo 21 sistemi sanitari, non ne abbiamo uno. Discussione che bisognerà fare poi, perché abbiamo visto cosa vuol dire la frammentazione del sistema sanitario. Sarebbe opportuno che su alcune questioni si accorpasse e si facesse massa critica e gli orientamenti fossero univoci. Detto questo, quello che abbiamo e stiamo chiedendo alla regione non è tanto, come dire, il fatto della programmazione in sé, che è stata deliberata con tutta una serie di delibere, a partire una importante, la DGR 782, che ha declinato il decreto rilancio, ma soprattutto che dalla programmazione si passi all'attuazione. Perché un conto è che quando, come dire, anche il governatore spesso parla nelle conferenze stampa e parla, come dire, della programmazione, lo sentiamo sempre parlare della programmazione in sé, ma quello che io programmo non è detto che poi venga attuato. E tra l'attuazione e la programmazione, quello che noi vediamo è che c'è uno spazio ancora aperto, perché, come dire, se io devo programmare 117 unità speciali di continuità assistenziale, le famose USCA che ormai ne sentiamo parlare, poi io scopro che l'attuazione scritto in delibera sono 51, non sono 117. Ma perché questo gap? Perché non si riesce a passare alla fase attuativa? Ecco, l'importante, diciamo, queste le famose USCA, spiegando ai nostri telespettatori che cosa sono, cioè sono qui per sì la medicina che entra nella casa sostanzialmente. Le unità speciali di continuità assistenziali sono delle equip formate da medici ed infermieri di territorio che intervengono, come dire, a domicilio per le persone affette da Covid. Non solo a domicilio, ma anche nelle strutture residenziali, negli ospedali di comunità, quindi sostanzialmente agiscono in maniera tale che si possa evitare il ricovero ospedaliero. Okay, sono importantissime queste USCA, tanto è vero che laddove funzionano esercitano una funzione molto importante ed apprezzata. Ve ne deve essere, per il decreto legge, ve ne deve essere una ogni 50.000 abitanti, e se io trovo, ad esempio, faccio l'esempio del mio territorio, io vengo da Belluno. Tre giorni fa il direttore generale Rasi Caldogno ha dichiarato, anche con una diretta Facebook, di aver attivato la seconda USCA nel territorio bellunese. Belluno fa 200.000 abitanti. Per la programmazione, da tempo ormai, da mesi, dovrebbero essercene quattro. Il direttore generale dice: abbiamo attivato la seconda, ovviamente lo dice anche con una certa enfasi, c'è riuscito, ma ricordiamo a quel direttore generale, come a tutti i direttori generali, che in realtà siamo sottostimati, perché se ne ho due vuol dire che ho 100.000 abitanti che sono sprovvisti di quel servizio, ma i soldi, come dire, li hanno ricevuti e sono risorse pubbliche. Chiedo a Assunta Motta, che viene tra l'altro dall'ambito pubblico, se non erro, no? Sì. Ecco. Sì, provengo dall'ambito pubblico. Esatto. Sì. Dove sta, stiamo analizzando appunto, dove sta il problema secondo lei? Ma di problemi ce ne sono parecchi in questa fase, un po' perché la drammatica situazione pandemica ha fatto emergere quelle che sono le difficoltà del sistema sanitario nazionale, legate prevalentemente al graduale invecchiamento della popolazione e alla diminuzione della natalità, e questo porta a un aumento delle cronicità e della spesa pubblica, e dall'altro anche le crescenti ristrettezze di bilancio che non hanno consentito un investimento vero e proprio nella sanità. Ecco, però
Però, però Renato Bressan diceva che ci sono stati degli stanziamenti che non vengono a concretizzarsi nelle USCA del territorio. Adesso parliamo in questo momento di emergenza. Certo, le USCA attivate per quello che ci risulta, perché non abbiamo un quadro ben delineato di quello che è stato realizzato. Siamo forse al 50% della realizzazione. E per attivare le USCA è necessario che ci sia del personale dedicato e che sia ovviamente addestrato per poter introdursi a sopperire a quelle che sono le esigenze dell'utenza. Questo non è stato fatto. Era previsto che ci siano delle assunzioni di medici dedicati proprio alle USCA. 619 nel Veneto, forse ne sono stati assunti un 50%, e infermieri, anche questi dedicati alle USCA, e anche per questi abbiamo grossi problemi. Problemi perché negli ultimi anni, oltre al pensionamento dei dipendenti che sono andati in pensione, non ci sono stati investimenti dedicati a queste realtà territoriali. E quindi vuoi per la mancanza delle attività territoriali, vuoi perché comunque c'è stata una difficoltà legata alla pandemia, abbiamo tuttora i pronti soccorsi che vengono intasati anche per quelle situazioni, da quelle situazioni che potrebbero essere tranquillamente risolte nelle USCA o addirittura a domicilio, se il personale delle USCA si recasse nelle realtà familiari per poter assistere gli utenti. Ecco, perfetto. Prima della pubblicità volevo far vedere la prima slide con Renato, un attimo commentarla perché ci fa vedere proprio la situazione, quindi come va, andrebbe l'intervento di potenziamento dell'assistenza territoriale. Quindi vediamo un attimo se Sì. riusciamo a metterla in onda insieme così la possiamo commentare. Che tra l'altro, eccola qua, fase 1, 2, 3, 4, 5. Sì, sono quegli strumenti, come dicevo prima, che sono stati previsti dal decreto rilancio, che quindi riguardano le unità speciali di continuità assistenziali di cui abbiamo detto, ma riguardano anche, ad esempio, il potenziamento degli infermieri di famiglia e di comunità. Quindi in questo caso dovrebbero essercene 8 almeno ogni 50.000 abitanti. Noi abbiamo uno scoperto di più di 400 infermieri di famiglia, ma Manca riguardano personale. anche i gruppi operativi a risposta rapida, questi famosi GOR di cui ogni tanto sentiamo parlare, sono anche queste equip che escono velocemente a risposta rapida che dovrebbero essere potenziate. Ce ne sono, ovviamente, non è che siamo in assenza, ma andrebbero potenziate le stesse centrali operative territoriali, anche qui le famose COT, di cui, come dire, sono nate ancora parecchi anni fa. Ma sappiamo e vediamo che, ad esempio, l'apertura per quanto riguarda il pubblico è diversificata tra una ULSS e l'altra, e dovrebbero avere un'apertura di decisamente più ampia rispetto a quella che c'è attualmente, tanto è vero che molti, ad esempio, ci chiamano e si lamentano del fatto che non riescono a trovare nessuno presso le centrali operative, e sono il nodo che congiunge magari l'assistenza ospedaliera con quella di territorio, quindi sono strategiche le centrali operative Manca territoriali. le persone, Mancano le sostanzialmente. persone, ad esempio in Veneto mancano circa 1200 infermieri, Alla faccia, infatti. perché qui abbiamo il tema della programmazione sul personale, come dire, che è una programmazione assolutamente carente. Lì c'è un rimpallo di responsabilità tra le regioni e lo Stato nazionale. Io mi permetto sempre di ricordare che un po' di anni fa, quando, come dire, c'era stato il governo Berlusconi, l'allora decreto di Renato Brunetta bloccò il turnover nel pubblico impiego, oltre a bloccare i contratti nazionali di lavoro, e da lì, come dire, abbiamo cominciato ad avere un problema serio sulla programmazione del personale, in particolar modo sanitario e sociosanitario. Tanto è vero che molti dei nostri giovani hanno dovuto, come dire, collocarsi all'estero per svolgere la propria Ma non è professionalità mai stato lavorativa. sbloccato questo poi successivamente? Successivamente abbiamo avuto degli sblocchi, ma nel frattempo si è accumulato un ritardo, come dire, per quanto riguarda le assunzioni del personale.
personale, e oggi purtroppo ce ne accorgiamo di che danno abbiamo fatto allora, e soprattutto abbiamo anche avuto il fatto che bloccando il turnover tu ad un certo momento hai un personale anziano dentro, come dire, alle strutture operative, quando invece avresti bisogno di energie fresche e giovani e, come dire, quelle che più magari possono darti e renderti un contributo importante, soprattutto in una fase di emergenza come questa. Chiarissimo, torniamo con entrambi i nostri ospiti a parlare sempre della situazione sanitaria dopo la pubblicità, tra poco.